Aloy, sei qui. Hai le frecce incendiarie? Sì. Quelle esplosioni e le grida da oltre l'abbraccio era il problema di cui parlavi. Lo scoprirai molto presto. Intanto attendiamo il buio. Perché il buio? Qualcosa ti preoccupa? No, sto bene. Sei preoccupato per cosa accadrà dopo la prova? Ciò che accadrà è chiaro. Tu sarai accettata nella tribù, mentre io resterò un emarginato. Da evitare. Rost, anche se la tribù mi accetta, io non... C'è molto da fare, Aloy. Ne riparleremo dopo. Ok. Ma non capisco. Quelle esplosioni vengono da fuori l'abbraccio. Che cosa possiamo fare da qui? Riceverai la tua lezione a tempo debito, Aloy. Fino ad allora attendi. Ho visto Karst e ho preso il lanciatrappole di cui ti parlavo. Detesto pensare che un mercante fuori legge ti abbia fatto pagare per quell'arma. Mi è costato un po', ma ne è valsa la pena. Forse. Presto scoprirai se è così. Manca ancora un po' al crepuscolo. Penso che mi riposerò. Buona idea. Stanotte non ci sarà tempo. Aprono la porta a un emarginato. Alcuni emarginati erano ammirati prima del disonore. E addio alla legge tribale. Io non ho parlato e ora dobbiamo fare silenzio. Siamo fuori dall'abbraccio. Questa è la vera natura, Aloy. Con minacce che non hai mai affrontato prima. Una carcassa. Che razza di bestia era? La tribù lo chiama Secodonte, ed è un tipo nuovo. E feroce. Da quando sono comparsi 10 anni fa, hanno ucciso molti audaci. Già. Segui il sentiero, non è lontano. Quella capanna. Che cos'è stato? Una macchina, ecco cosa. Quale macchina fa una cosa simile? La macchina a cui stai dando la caccia. Oh, capisco. La carcassa di una vedetta. Recupero le parti. Guardati intorno. Ancora molto. Perché siamo i soli qua fuori stanotte? Perché non si occupano gli audaci di questa macchina? L'hanno fatto. Le prede che abbiamo visto sono le loro. E domani torneranno a caccia. Non ce ne sarà bisogno. Questa macchina sarà la mia preda. O la tua morte, se non starai attenta.
Un'intera loggia distrutta dai secodonti. Ma quanti erano? Non ti ho portata qui per rispondere a domande, Aloy. Ti ho portata qui per occuparti di quello. A sconfiggerlo. Questo sarai tu a deciderlo. Questa è la tua caccia, Aloy. Solo tua. Non importa cosa accade, io non interverrò. Lo capisci questo? Adesso sei da sola. Devo restare nascosta. Potrei usare l'erba alta per avvicinarmi. Vediamo. Dove posso mettere le trappole? Meglio non farsi notare per ora. Thank you.
fare silenzio. Al sicuro, per qualche minuto almeno. Perché ti ho portata qua? Non per rispondere a domande. Aloy. La sopravvivenza è perfezione. Era una prova per affinare le mie abilità contro una nuova macchina. No. Seguimi. Queste sono terre di caccia Nora. Devono essere protette. Se non avessi distrutto il Secodonte, domani quanti audaci potrebbe aver ucciso o ferito? La risposta è già nella domanda, Aloy. Ti sei addestrata per anni per vincere la prova, ma solo per te stessa. Come audace, sarà tuo compito combattere per la tua tribù. La mia tribù? Avevi detto che non mi serviva. Ma non che non avresti mai dovuto servirla. La forza di stare da soli, Aloy, è la forza di prendere una posizione. Di servire uno scopo più grande di noi. Questa è la lezione che devi imparare. E ricordarla dopo la prova. E quando non ci sarò più. Abbiamo finito qui. Seguimi. Il sole è sorto. È il tuo ultimo giorno nell'abbraccio da emarginata. Usa questo tempo per riflettere sulle sfide che ti attendono. Quando andrai a cuore della madre, ti attenderò lungo il cammino. Ho compreso l'ultima lezione, Rost. Davvero? Ma se combatterò per qualcosa, dovrà essere qualcosa in cui credo. Me lo auguro davvero, Aloy. Me lo auguro. Torno alla capanna con te. Non è lì che sto andando. Ho altri programmi. Oh, e sarebbero? Quando sarà il momento, ti aspetterò. Ci vediamo a cuore della madre. Certo. Servirà presto. Fermare.
sarà utile. Oh, piacere di conoscerti. Dobbiamo parlare. Bene, è ora. Sei pronta? Sì, suppongo. È più rumoroso del previsto. Perché non sei mai stata così vicina? Tutto è più grande da vicino. Presto ti sarà familiare, come a casa. Questo non lo so. Cerca l'alta matriarca Tirsa. Ti aiuterà. Altre preoccupazioni? Qualche lezione dell'ultimo minuto? No. Hai imparato ciò che la natura doveva insegnarti. Sei stato tu a insegnarmi, non la natura. Non sono sicura che arco e lancia mi servano là dentro. È con l'arco e la lancia che otterrai quello che ormai desideri da anni, Aloy. Risposte. Che devo aspettarmi una volta dentro? Troverai gente che banchetta e festeggia, più di quanta tu ne abbia mai vista. Nessun villaggio come cuore della madre. È la sede delle alte matriarche, un centro della vita Nora, un gioiello della terra sacra. Dalle tempo e te ne innamorerai, come me, quando ero nella tribù. Sicuro che mi riammetteranno? Te l'ho detto, Aloy. Per legge, ogni bambino emarginato può affrontare la prova. E chi la supera diventa un audace e non è più emarginato, lo so. Ma nessuno rispetta la legge come fai tu, Rost. Abbi fede, Aloy. La tribù onorerà il tuo diritto. Va bene, sono pronta. Ci vediamo presto a casa. Non mi troverai più lì, Aloy. Ecco. Prendi questo come ricordo. Perché parli come se non dovessimo più rivederci? No. No! Dovresti restare con la tribù. E io sarò sempre un emarginato. Ma te l'ho detto, ho pensato a tutto. Verrò da te in segreto. Sarò io a infrangere la legge, non tu. Tu non dovrai nemmeno parlarmi. Questo attaccamento a me ti sarà soltanto d'intralcio. Desidero che tu ti integri nella tribù. Hai vissuto isolata troppo a lungo. Non è stato così finora.
Per il tuo bene, devo andare dove non potrai mai trovarmi. Questo è un addio. No, non lo è. So come seguire le tracce. Ovunque andrai, io ti troverò. Non stavolta. Stavolta. E per sempre. E indosserò questo quando ti troverò. E la madre ti assista, Aloy. Anche te. Devo lasciarlo andare. Per ora. Prima la prova. Poi vedrò dove portano le sue tracce. Torna indietro, emarginata. O sanguina. È una tua scelta. Largo, spostatevi! Audaci, fatela passare, lei è la benvenuta! Il cuore della madre è aperto per te. Vieni, la maggior parte dei Nora non è come quegli idioti. Tu sei Tirsa. Chi altri se no? Vieni con me. Attendo questo giorno da molto tempo. Sul serio? Oh, sì. Ma per il momento devo lasciarti. Ho altri stranieri da tenere al sicuro stasera. Tu cosa? Emissari di un'altra tribù, i Karja, venuti ad assistere alla prova nonostante i Nora li odino. Karja? Ma questo è un mio problema, ne parleremo dopo. Nel frattempo goditi la festa. Oh, lungo il sentiero a destra troverai un amico che non vede l'ora di vederti. Ma io non conosco nessuno qui. Raccontalo a lui. Parleremo più tardi. Che la dea ti protegga. Che sta succedendo? Sei tu, vero? Sei Aloy, giusto? È così che ti chiami, vero? Sei tu il vecchio amico di cui parlava Tirsa? Non ti conosco. Oh, non ti ricordi di me? Beh, è stato molto tempo fa. Mi chiamo Teb. Eri la metà di me quando mi hai salvato da una mandria di macchine. Mi ricordo. Volevi ringraziarmi. Non l'ho mai dimenticato. Ho sempre sperato di rivederti, se avessi partecipato alla prova. Come vedi, non ho avuto successo come cacciatore. Servo la tribù come tessitore, invece. Creo ornamenti e corazze. In vista di questo giorno ho realizzato un abito per te. Spero ti piaccia. Quanto mi costerà? Costare? Nulla! Consideralo il grazie che ho cercato di darti anni fa, in ritardo.
ti sta alla perfezione. Grazie, Teb. Non ho mai avuto nulla del genere prima. Ora è tuo. Vedrai che offre molta più protezione di quello che indossi. Ogni abito ha i suoi vantaggi al giusto compromesso. Va bene. Basta farti perdere tempo. Vai alla loggia delle matriarche se vuoi trovare Tirsa. La riconoscerai. È una grossa costruzione in legno con una folla furiosa all'esterno. Tirsa ha detto qualcosa su emissari di un'altra tribù? Sì, per questo sono arrabbiati. Sono i Kharja, in visita alla Terra Sacra dopo tanti anni. Mi aspetto di vedere volare dei pomodori, forse sassi. Spero non delle lance. In ogni caso, stai attenta. Mi manca così tanto. Bene. Jarg, scendi subito di lì. Non ti basta essere ubriaco? Perché devi metterti a scalare case? Allora non dovrei arrampicarmi sui tetti degli altri. Ora ascoltate attentamente. Dovrete raccontarlo voi quando non ci sarò più. In principio, io sto con l'altra. La madre creò unico. Aloy, di qua. Karst, che cosa ci fai qui? Attenta, fingi che non ci siamo mai visti. Non avrei mai dovuto trattare con gli emarginati, ricordi? Come dimenticarlo? Generoso da parte tua parlarmi ora. Ora non fare così. Lo sai che farò il tifo per te nella prova. Non vedo l'ora di vedere certe facce quando vincerai. E se ti servono scorte dell'ultimo minuto, ci penso io. Quindi, cuore della madre. Credevo preferissi là fuori. Uno non può sempre bere da solo, non credi? Ogni tanto un po' di compagnia mi fa piacere. Ecco, l'ho ammesso. Ora non pensare male. No, non lo farò. Se mi fai uno sconto. Non direi solo... Scherzo, Karst. È bello vederti. Non prendermi in giro. Ti farò un buon prezzo, te lo prometto.
frammenti mi fanno sempre felice. Fra un attimo benediremo la prova. Ma prima dobbiamo accogliere gli ospiti. Da 2 anni ormai siamo in pace con i Kharja. È tempo di recuperare i legami di scambio con Meridiana. Questi emissari oggi sono venuti da noi in segno di pace. Pace? Quale pace? Un annuncio di gratitudine scritto vostri per mano del Re Sole. Vostri schiavisti! Maledetto! Ehi! Giù la frutta! Fedelinora, giù la frutta! Sono Noseram, non un Kharja. Quindi sarò molto franco, il 13° Re Sole era un pazzo omicida. Oh, è così? Un tiranno e un mostro. Ha saccheggiato la mia tribù per i suoi sacrifici come la vostra. Ha rapito anche mia sorella. Io odiavo i Kharja. Ma il 13° Re Sole è morto 2 anni fa. E chi l'ha ucciso? Il 14°. Già. E non perché volesse il potere, ma perché qualcuno doveva porre fine alle atrocità di suo padre. Sì! Vero! Il messaggio che questo povero sacerdote vuole leggere è una richiesta di scuse. Giunge dalle labbra del 14° re. E quindi potreste prestargli attenzione. Grazie. Un annuncio di gratitudine scritto per mano del Re Sole Avad, 14° sovrano della stirpe raggiante. Sembra che ce l'abbia pelato. È un dispositivo sconosciuto rilevato. Cosa significa? Indossa un focus, come il mio. Dovremmo scordarci quello che i Kharja hanno fatto alla tribù. Madre, dammi la forza. Dove ha trovato un focus? Sta alla dea a giudicare i Kharja, non a me. Il passato. Indossa un focus. Oltre a te non ho mai visto nessuno con indossa un focus. Dove l'hai trovato? Cosa? Una Nora? Con addosso uno di questi? Ma è impossibile! La tua tribù teme i luoghi antichi. Li proibisce. Chi dice che sono come gli altri Nora? Beh, forse non lo sei. Sei rovistato nelle rovine del mondo di metallo. Che cosa c'è? Scusami. Un'anomalia. Olin, vedo che ti stai dando da fare, eh? Torno fra poco. Aspetta. No, parliamo dopo. Devo andare. Wow, sembra più sbronzo di quanto pensassi. Ehi, vedo che hai lo stesso gingillo che Olin tiene in testa. Da quando quegli affari vanno di moda? Il suo nome è Olin. Chi è? E questo dove l'ha preso? È soltanto un rovistatore con amici importanti. Passa metà del suo tempo tra manufatti e l'altra metà a bere o a scommettere. Quanto al gingillo, l'avrà rinvenuto da qualche parte. È solo uno strano gioiello che si è messo in faccia. Senza offesa. A te sta benissimo. Cos'altro puoi dirmi di Olin? Ti interessa così tanto? Inizio a essere geloso. Vabbè, se taccia la natura alla ricerca di rovine, recupera roba e la vende ai nobili. Quando non cerca cose, esplora le abilità che vorresti nell'uomo alla guida della tua spedizione. Lo conosco da un po' di anni. È un compagno leale, ama la sua famiglia e regge l'alcol abbastanza. Mi piace. Oltre a questo, non molto altro. Dovrei avviarmi verso la benedizione. Già. Senti, forse non dovrei dirtelo, ma è chiaro che tu non appartenga a questo dimenticatoio. Voglio dire, sei sveglia, palesemente in gamba e beh... Andiamo, guardati. Di che cosa stai parlando? Lo sai bene. Se vorrai venire a Meridiana, cercami. Ti porterò in giro e ti presenterò alla gente. Sarebbe una nuova vita, se mai volessi. Ti presenterei perfino a mia sorella. Conosce molta più gente di me. Credevo fosse stata catturata e uccisa dall'ultimo Re Sole.
Catturata? Sì. Uccisa? No. Ci vuole più di qualche cargia per finire Ersa. È fuggita. E ora è il mio capitano dell'intera avanguardia. È una bella storia. Magari te la racconto davanti a un bicchiere. Comunque anch'io devo andare alla benedizione. Ci vediamo in giro, magari. Io sto con l'alta matriarca Lantra. Non dovremmo permettere ai Cargia di inquinare le nostre terre sacre. Infedelica. La benedizione inizierà quando i candidati saranno pronti. Sono io? Ho il suo stufato quel... Aloy, vieni a prendere il tuo posto. La lanterna della preghiera è tua. L'ho fatta per te. Blasfemia. Sorelle. Candidati, davanti a voi troverete la lanterna della preghiera, creata da vostra madre. In suo onore, alziamo la fiamma. In onore di Rost, per avermi fatto arrivare qui. Ascoltaci! Cos'è un figlio? È la speranza della madre che prende volo. Una fiamma luminosa che ascende nell'aria e fluttua libera nel vento, che naviga nel cielo, si attenua e scompare. È così che la catena di amore si tramanda di persona in persona. Ecco Olin, ho alcune domande da fargli. Sta alla dea giudicare i Cargia, non... Ciao, Olin. Conosci il mio nome? Ah, te l'avrà detto Erend. Perché eri così strano quando abbiamo parlato prima? Forse sono i festeggiamenti. Non sono un tipo molto socievole. Forse dovrei tornare... Non evitare le mie domande. Va bene, sei dagli animi. Non ho nulla da nascondere. Non ho mai visto nessuno con un focus. Dove l'hai trovato esattamente? In una rovina, a nord della conquista. È così che chiamiamo la patria degli Oseram. Da quelle parti c'è metallo in abbondanza. Giganti d'acciaio semisepolti. Caverne dimenticate scavate dai predecessori. Ti brillano gli occhi. Ho trovato il mio focus in una caverna come quella. Un luogo dei predecessori. Se ti sei infilata lì dentro, ne sai già quanto me. Cercali in quei luoghi le tue risposte. Non da me. Prima, mentre parlavamo, sei trasalito. Come se ti fossi fatto male. Ho spaventato. Cosa ti ha mostrato il focus? Non mi ha mostrato niente. Te l'ho detto. Era una varia. A volte capita. Il mio ha sempre funzionato, e ce l'ho da quando ero una bambina. Ma allora il tuo è messo meglio. Sono sicuro che questa terra è piena di reliquie, vista la paura di voi Nora di esplorare le rovine. Credono che le rovine siano maledette, ma io non la penso come loro. Se per i Nora la conoscenza è un male, sono d'accordo. Cosa ci fai qui, Olin? Perché sei nella terra dei Nora? A Erend serviva un esploratore per la sua spedizione e un compagno di bevute. Qualcuno che impedisse al sacerdote di perdersi. Quando avremo finito, tornerò a setacciare rovine. Cercherò ciarpame e raccoglierò gingilli da vendere. Così sei un esploratore? Sono solo un altro straniero. Un uomo deve pur vivere. Guadagno i miei frammenti alla corte del re. Tutto qua. Mi sfugge qualcosa. Abbiamo questo dispositivo in comune, eppure sembri ansioso di tagliare corto.
Gli amici che ho mi bastano e avanzano, ragazza. Sono a posto così. Sono abituata a essere ignorata dalla tribù. Credevo fossi diverso. Non è nulla di personale. Dico sul serio. Dovresti pensare a divertirti stasera. Domani è un gran giorno. È sempre meglio vivere a pieno ogni momento. La pizza è addirittura migliore dell'anno scorso. Un'impresa. Il concorrente però la sconforme quest'anno. La vittoria è nelle mani della madre, dopo tutto. Ai tempi di mia madre, la prova era un'occasione più solenne.